Dunque Colombo recupera Plizzari ma perde De Marino. Distorsione alla caviglia sinistra per il classe 2000 arrivato in estate dalla Juventus. De Marino avrebbe dovuto rimpiazzare Milani fermato per un turno dal giudice sportivo a causa di una topica colossale scambio di persona di Ubaldi di Roma 1 che martedì scorso ha diretto Giuliano Pescara. L'infrazione su Piovaccari era stata commessa da Brosco. Nessun ravvedimento nella stesura del referto da parte del fischietto romano che ha motivato così la squalifica di Milani per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Pazzesco, come sancito dall'articolo 61,2 del codice di giustizia sportiva, la prova televisiva non è ammissibile per ottenere la ripetizione della gara. Dunque niente ricorso da parte del club e così contro il neopromosso Cerignola, match in programma sabato all'Adriatico ore 14:30, oltre agli squalificati Brosco e Milani, fuori anche De Marino. A questo punto verosimile l'impiego di Alessandro Crescenzi sulla corsia mancina. Nel cuore del reparto arretrato Boben al fianco di Ingrosso. Come detto Plizzari ha smaltito la febbre, si è allenato regolarmente e tornerà a tre pali. A centrocampo assai probabile l'utilizzo di Aloy, Palmiero e Jabua. Forse un turno di riposo a Mora che in questo caso comincerebbe dalla panchina. In attacco possibile chance per Colai nel tridente completato da Lescano e Cuppone. Nel Cerignola unica squadra capace di togliere punti alla corazzata Catanzaro, il difensore centrale Gonnelli sconterà il secondo turno di squalifica. Out Gioffre, ex giovanili Delfino. Il tecnico Michele Pazienza tornerà al 4-3-3 davanti il marocchino Chic e Neglia a supporto di Malcore.